Ciao Barbara, io volevo chiederti il rapporto con i registi. Prima parlavi di Nanni, a cui non puoi, diciamo, obiettare. E notando, vedendo sulla tua filmografia, ultimamente hai lavorato con giovani registi, con Pilar Fogliati, che io adoro in Romantiche, e Fabio Mollo, Nata per te. Con i giovani registi, tra l'altro, appunto, anche a livello di età, che sono più piccoli, come ti approcci? Quindi giovani a livello lavorativo, ma anche piccoli, più piccoli come età. Sì, lavoro spesso con i giovani registi. Io sono una persona un po' strana perché io quando lavoro con questi giovani mi devo sempre dire, va, cioè, perché io, come ho già detto all'inizio, io mi sento sempre come se dovessi ancora iniziare. Quindi io a me stessa mi devo sempre ricordare, lui è alle sue prime armi, ricordati che hai già fatto una quarantina di film, per cui dai. Dillo che se questa cosa non funziona la devi dire, quindi io adesso sto imparando con i giovani a dire anche quando sento che le cose non funzionano o quella cosa che non farei mai con Nanni Moretti, dire Nanni questa cosa non funziona non mi permetterei, però con i giovani adesso ormai se c'è qualcosa che non funziona ho imparato a dirglielo, anzi mi devo sforzare a dire, cambio le battute. Perché poi alla fine loro ovviamente c'hanno molte insicurezze, che poi c'ho anch'io e non è detto che più uno va avanti con l'età diventa più sicuro di sé, questa è una cavolata. Noi continuiamo a avere anche noi attori le nostre insicurezze, però insomma metto un po' in atto quelle cose un po' da persona più adulta, da persona con più esperienza e cerco. Insomma, cerco il confronto e cerco anche cioè oso di più, oso di sicuro di più a dire la mia, sì, con i giovani, sì. Anche per me. Immagino sia anche per il bene del film, Per il bene del film, secondo me, sì. Perché con i registi come Nanni o Marco, lì tutti ti affidi totalmente e segui il loro pensiero. Invece con i giovani vedi che loro ancora un po' annaspano, no? Non sanno bene in quale direzione andare e quindi ad un certo punto devi prendere un po' tu la situazione in mano, sul set spesso capita, e quindi dici no, io la farei così, mi viene così e quindi. Sì, un po' mi impongo anche adesso, ultimamente magari dico vado per. Credo che si devono fidare dell'intuizione di noi attori. L'intuizione di un attore credo che sia fondamentale, è anche importante, a volte porta delle cose molto. Le cose giuste, ecco. Quindi sì, però ecco questa cosa qui con Nanni, no? Dico, come la devo. No, ma l'hai detto Alberto, giustamente non è un timore di qualche tipo, ma sono registi, Bellocchio, Sì, Moretti, che perché possiamo le loro sì, citare, indicazioni hanno. sono molto precise, hanno Certo. delle idee molto precise, invece i giovani ancora stanno cercando, no? In quale. E quindi, anzi, vedo spesso che loro si appoggiano su di noi, su noi attori di una certa età, si può dire, Se lo dici tu, brutta cosa, però. io non lo direi mai. Vedi, ma io sempre dico delle cose che tutti mi dicono, ma non si dice, non lo Ma so. sei giovane, Barbara, no? Ti Capito, però. consideri. No, non lo so, però se un regista ha 20 anni meno di Sì, certo, è giovane. me, è giovane, e io È come più li devo giovane, chiamare? Dai, non certo. La posso zia, non so, che vuoi. dirle. Quindi si appoggiano No, anche diventa spesso. come poi è sempre uno scambio, lo dicevi prima, no? Sì. Un attore, un'attrice comunque dà un contributo fondamentale Sì, al film, no? sì, sì, sì. Che poi lo dia su indicazioni molto precise, perché riesce ad aderire bene alla visione di un regista, cioè non è così semplice, non tutti gli interpreti ci riescono. In altri casi invece lo scambio magari è maggiore da parte tua nei confronti di un regista o dei registi. Pilar era il suo primo film, tra l'altro. Sì, Fabio Mollo sono ha già una sua sì. storia di lavoro, certo. Sì.